Passiamo adesso al settore dei servizi. Il premio è Eccellenza dell'anno Leadership, Informazioni Commerciali e Investigazione Privata sul Credito. Il premio va a BD Business Defense, per essere un'eccellenza italiana leader nel settore della fornitura di informazioni commerciali, in particolare per garantire un'informazione innovativa attraverso soluzioni personalizzate tramite una piattaforma tecnologicamente avanzata e per l'elevata e costante qualità del servizio dimostrate nel tempo, fornendo valore aggiunto ai clienti che chiedono un supporto operativo. Saluto con noi la dottoressa Paola Marinacci, direttore generale, bentrovata, grazie per essere qui. Grazie a voi, è un piacere essere qui con voi in questa occasione, per noi è già il terzo anno, quindi siamo lieti e onorati di ricevere questo premio. È chiaro, quest'anno è un anno particolarmente delicato per le informazioni commerciali sul credito. Stiamo cercando di individuare una serie di servizi che possano essere adatti e idonei per i nostri clienti, per dare risposte che siano fondate su analisi qualitative e non semplicemente quantitative. Ci rendiamo conto che dare un giudizio credito in questo momento alle aziende su dati pubblici, quindi su analisi fondate su dei dati che per loro natura sono già vecchi, può non essere corretto, può non essere contestualizzato. Dobbiamo capire se le aziende sono ancora operative, come la governance ha reagito a questo shock economico che ha generato questa situazione molto particolare, e stiamo proponendo ai nostri clienti delle soluzioni per fare degli screening al proprio portafoglio clienti, e insomma non ci fermiamo. Anche questa occasione ci ha dato nuovi spunti per fare certo. Servizi che potessero essere attuali rispetto al momento economico molto particolare che stiamo attraversando. Ecco, infatti, senza nulla togliere a questo aspetto, cioè al momento di difficoltà economica totale, però è anche vero che il settore dei servizi, ma insomma faccio la domanda a lei chiaramente, può offrire davvero diversi spunti operativi, perché c'è l'esigenza di riuscire a trovare delle soluzioni a tanti problemi. Diciamo che tra tutti i settori, forse tutti i comparti che sono stati colpiti dalla crisi del coronavirus, potrebbe avere più appigli, è corretto o no? O ho fatto una valutazione non propriamente adatta? Ahimè sì, anche perché noi non ci occupiamo solamente della valutazione delle aziende in fase di preaffidamento, noi ci occupiamo anche di tutto il mondo legato ai servizi post erogazione. Quindi abbiamo letto, ci si aspetta una valanga di crediti deteriorati e lì sarà fondamentale il nostro contributo per individuare la reale situazione patrimoniale del soggetto e fornire alle nostre mandanti gli strumenti per poter intervenire, perché è chiaro che in questo momento non è pensabile andare ad effettuare attività di recupero dei crediti su soggetti che sono già stati ampiamente penalizzati. Certo, quindi insomma ci vuole una buonissima dose di sensibilità da associare invece anche a una alta capacità di essere concreti, no? Il dato è concretezza, no? Noi forniamo la concretezza, poi la sensibilità va agli operatori che utilizzano certo. Nel migliore dei modi, questo è poco ma sicuro. Oggi però il dato più che mai lo sentiamo sotto le diverse forme, è strategico, no? È strategico per conoscere il partner in fase di preaffidamento e capire le logiche anche commerciali su quale con le quali muoversi, è strategico in fase di precontenzioso
ed è strategico poi tanto più nelle posizioni non performing dove il soggetto a volte va semplicemente trovato perché non è più così facile, il credito magari è molto vecchio e non è neppure facile identificare il debitore. Noi Certo. siamo a 360 gradi di tutto il comparto. Certo, anche perché poi in questo caso può essere ancora più complicata la coda della crisi, no? Anche quando l'emergenza vera e propria sarà passata, ma allora ci sarà il periodo in cui usciranno tutte le questioni rilevanti da sistemare. Assolutamente, noi ci aspettiamo una valanga di attività. Certo, che insomma che vi pongano le loro problematiche. Esattamente. Ok, va bene, allora sì. Ma è chiaro che è il frutto, il risultato di una situazione economica di forte recessione. Certamente, certamente, insomma, i dati macroeconomici ce lo stanno dicendo, anche perché non riguardano solo il nostro paese. Da un lato, paradossalmente, sarebbe stato meglio perché avremmo potuto contare su altri aiuti, però è chiaro che la situazione mondiale e globale è penalizzata da quello che è accaduto. Quindi bisogna in qualche modo farsi forza su quello che ciascuno può mettere in campo, no? Insomma, quindi questo è un po' l'auspicio. La vostra view va in questa direzione, insomma, per salutarla, dottoressa. Assolutamente, la strategicità dei nostri servizi è proprio cercare di cautelare e preservare il cliente in fase di preaffidamento. Prima sentivo che si utilizzava in un altro, in tutt'altro settore, prevenire meglio che curare, no? Ma funziona benissimo anche nel credito. Sì, è vero, assolutamente. In modo diverso, ma è ovvio che se si riesce a mettere a punto una strategia preventiva, si può tamponare meglio un effetto, in questo caso, recessivo. Esattamente, esattamente. Poi non dimentichiamo che le aziende hanno necessità oggi di gestire con grande accortezza anche la propria liquidità e quindi il credito commerciale va ad essere ancora più strategico. Certamente, va bene, insomma, abbiamo usato tante volte la parola strategia, ma credo che sia ad hoc strategia insieme a una lungimiranza che spesso deve essere preventiva. Ecco, abbiamo unito, come dire, i punti cardine del suo discorso. Io la ringrazio, dottoressa Paola Marinacci, direttore generale di BD Business di Grazie a FAF. voi, buona Grazie, serata, buona grazie. continuazione. Grazie e complimenti per il premio. E noi continuiamo, restiamo sempre nella categoria dei servizi.